fuoco che ho dentro non brucia più danni. Ormai io non ti scrivo, non voglio far danni, ma giuro che esprimermi mi stremo l'anima. Yeah, voglio stupirvi agli effetti speciali. Yeah, dovrei capirti i difetti pregiati. Ehi ragazzi, qui c'è il ragazzo, figli della merda, come state? Sigla! A tradimento così. Sì. Raga, da un po' che non mi scrivete come state e io sono abbastanza triste. Come un po' che non ti scrivono? Sì, perché io, sai, leggevo i commenti ed era fighissimo leggere la gente più problematica di me. Invece, e mi sentivo meno solo. Adesso no? Cioè, sei più solo di prima e stai male. Sempre di più. Proprio per questo ho ritirato io la tua posta e ti è arrivata la letterina del fan. Guarda. Ok. So che a te ti riempono d'amore e di gioia le letterine. Allora, prima di leggere la letterina, vi chiedo semplicemente: siccome YouTube sta facendo un casino, e noi l'unico modo per supportare il canale, vedete, non vi stiamo più neanche chiedendo le donazioni. Perché cose. Tanta per visto che siete dei mortacci peggio di noi, ecco. Vi chiediamo semplicemente di mettere like, commentare con quello che volete, anche inerente ovviamente al video, così apriamo delle discussioni a tutti i video da qui in poi. Ve lo ricorderò tutti i giorni, lo so che YouTube, lo però... so, purtroppo è morta una celebrità, donate. Allora, no, no. Apriremo Patreon ogni volta che muore qualche d'uno. Chi è morto? Matte Ferrari. È morto. No. Lui sta bene. Allora, ciao, sto bene. Sai leggi tu o leggo io? Ho sbirciato. Matte Ferrari ci scrive: ciao, sto bene. Ciao, sto bene. Questo pezzo rappresenta molto la mia intimità con il mio corpo. Adoro quando la notte sento quel piccolo sospiro e vado a... Da dove arriva questo piccolo sospiro? C'è scritto? Sospiro, non c'è scritto effettivamente, devo anche leggere meglio. Magari in piccolo su una postilla, ma non c'è scritto. Quel piccolo sospiro di dolcezza che il mio corpo emana quando mi tocco. Benissimo. Il corpo lo emana. Vorrei, scusami, vorrei chiedere appunto per questo. Di guardare questa nuova canzone che ho fatto uscire, che si chiama Canterò da solo e non solo. Non solo. Produzione André. Sì. Perché gli dire? Produzione André, un po' di ansia André. E la letterina è questa. Adesso fatemi attaccare. Che cazzo è questa? Pure questa lettera. Ma è una per te, l'altra è Andrea. Ma questa ti dà fastidio anche l'altro giorno. Anche l'altro giorno con Anastasio ti dà fastidio il nome. Anastasio, comune. Ma che nome è? Ma scusami, ma se uno si vuole chiamare. Io è tuo fratello. Domani lo chiamo MC Daniele. Matte Ferrari canterà da solo, una bellissima letterina che comunque ci accompagnerà nelle nostre notti solitarie. Andiamo a vedere, dai. Vabbè, parti però. La giungla. Lui ha spostato una... Cosa fa? Neanche ci arriva, hai dovuto spostarla, ma non ti dava fastidio. Però raga, taglio del video cinematografico. Tagliateli anche la faccia. Questo è Nitro. No, dai, non dire così. Ma perché ha spostato la cosa che ha bisogno? Ma non c'era bisogno. Di Natale. Lui si è perso. Non c'era bisogno che la spostavi. Ma poi ha spostato la foglia. Tocca tutto. Tocca, lui è l'autismo. Sposta tutto perché non ci passava. Gli dava... È l'autismo. Sposta la fogliolina. Ha acceso un fuoco. Il taglio del video però è molto bello, ve lo dico. Sigaretta. Ma sarà rap, sarà trap, sarà pop. Sarà Ferguson. Magari è pop. Canterò. Solo però. Il volo. Ha messo la tinta su. Sono scemo. Rovo. Io ho detto rovo, bravo. Ti porto via di qui. Ma speriamo. Mi ride. Però mi ricorda l'emo del 2006. Cielo, stavo chiusa. Davvero. Amoretti. Se non con le zanzare. No, dai. Temporale. Non ci bagnano. Siamo un temporale che non ci bagna. No. Una poesia. Bella però sta roba. Questo. Sente il suono. Guarda che nel bassi è solo la oche. Però è roba che ascoltavo nel 2006. Infatti. Andiamo a fare il falò con la Moretti anche da solo. Da solo. E ti porto via. Perché ti porto via? Sei sul tetto e hai messo la tenda sul tetto. Bella però non devo la tenda su. Perché è una città vista. Non è sbagliato. Davvero. Vorrei ascoltare il... Davvero. Fuma le sigarette dalla parte del tabacco e le accende dal cotone. Davvero. Fumo le siga, bevo la birra. D'altra
poteva chiamarla davvero. Però poi si è spento, eh. Si è spento nel senso che c'è un po'. Cioè, no, ha riso tutto il tempo, alla fine, però ha fatto allora, un romantico, quello un po' cupo. A parte le minchiate, è un pezzo musicale che è difficile da trovare. Sì, perché è una canzone. Finalmente una canzone, non una merdata. Meno male che non è la trap. Quelle trappone. E siamo contenti di questo. Gente che vuole cantare. Tecnicamente calante su alcuni bassi. Ho sentito anche alcune stonature. Sì. Non so se volute. Perché cazzo c'è qualcuno l'ha mixata. Così la gente capisce. Perché comunque magari quello che ha ascoltato il mix aveva sentito che era male e ha detto no vabbè teniamola che carina lo stesso. Vai. È colpa di quello di André. Errore. È colpa del mixer. È colpa di André. È colpa di André. Sì, che ha fatto tutto questo sfacelo. Il ritornello che apre mi è piaciuto molto. Sì. Ricordava quell'emo core sì. del 2006. Ma è una roba che a me piace. No, il ritornello perché alzava era figo. Sì. Non è, mi è piaciuta la U. Questa cosa fastidiosa della U. Bravo, quello che dicevi l'altra volta. Se fai pop, un sono po' di dizione. Quando tu dicevi l'altra volta del rapper, non ero d'accordo. Ma questa volta sono d'accordo perché. Devi essere un italiano televisivo. Nel cantato ci vuole. A meno che non enfatizzi e quindi sei Carmen Consoli, che fai proprio siciliano. Sei proprio il dialetto sì. che esce fuori. Oppure porta questa U. Ma di dove sei questa U? Di Foggia? Sei di Foggia. Sei di Foggia. Saluto gli amici di Foggia. Sei di Foggia, vero? Sì. Sei tu. Senti, ma vediamo se c'è un testo. Se no, ah, vero. Perché c'erano un paio di. Che era da leggere. No, non c'è sì. il testo. Purtroppo. Regie riprese da Orlandi. Il video è molto carino, raga. Anche la cosa che dicevi. Ah, il montaggio di Valentina Marsano. Ecco, ovviamente le donne rovinano sempre colpa tutto. Colpa delle donne. Rovinano sempre Valentina. A me mi dispiace, ma no, hai rovinato no. una promessa del pop italiano. Però se tu fossi stato uomo saresti stata bravissima. Sì, sì, sì. Quindi salutami il popolo LGBT. Esatto. E niente, raga, il link è qua in descrizione, mi raccomando, andate a vedere, andate a commentare. A me sentire una cosa che esula dal classico. Allora, andate sotto il video di Matte Ferrari. Matte Ferrari, perché sì. non ha un accento. No, Matte. Quindi è Matte. Matte. Come Matte Bise. Quindi andate sotto il video di Matte Ferrari e scrivetegli come Matte Bise. Hashtag come Matte Bise. Possiamo evitare di parlare di omosessualità in questa realtà? Ma era latente, ma non troppo. Quindi, bella lì! Ciao!